Cicalese Interni mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti con ampie possibilità di personalizzazione per creare spazi che rispondano alle differenti esigenze funzionali ed estetiche. Terminati i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, con la processione che ha attraversato anche il borgo porticato della città metelliana, tra la folla festante e devota cresce la curiosità di conoscere l'epilogo di una singolare vicenda partita da alcune dichiarazioni rilasciate da Fra Luigi Petrone, in cui azzarda l'ipotesi di una sua futura candidatura a sindaco. In questi giorni dopo la festa iniziamo tutta quella parte burocratica per iniziare questo cammino con la città, senza contestare né le vecchie amministrazioni, né quelle che c'è state, né Gravagnole, né Messina, né Gard, né Fiorì, se ne sono passate tante da che sto a capo. Anzi, se loro ci possono aiutare per fare questo cammino nuovo, che ben venga. Sono tutti bravi, perché bisogna prendere il positivo e mettere l'uomo al centro di tutto. Se riusciamo a mettere l'uomo al centro di tutto, che è immagine e somiglianza di Dio, e prendere il positivo di tutto, credo che a capo potrebbe essere l'ombelico del mondo. E dato che abbiamo la possibilità, sia a livello mentale, sia a livello organizzativo, sia a livello anche economico, perché di per sé tutti coloro che mi vorranno seguire lo dovranno fare gratuitamente, credo che a capo da oggi in poi possiamo iniziare un cammino nuovo, ufficialmente. L'energico francescano, figura che da sempre divide il popolo cavese, ha così lanciato l'ultima provocazione. Ma che cosa ne pensano i cittadini cavesi di tale affermazione? Lo abbiamo chiesto proprio a loro. Penso sia meglio si occupa di anime, credo che è più indicato. Però è in gamba, perché molte volte è stato messo, tra virgolette, in croce, essendo un prete. Però mi sembra che fa le cose, caccava qualcuno che fa le cose, è stato sempre criticato. Io lo voterei perché c'è molte capacità, è una persona che ha fatto tanto per Cava. Lui sarebbe un personaggio da sindaco, però delle volte esagera, diciamo, dovrebbe essere un attimino più calmo. Lo voterei, ci vuole uno tosto. Penso che non è una cosa... sia solo una questione di protesta, ma non credo che lui voglia fare questo. Non lo conosco, Fra Gigino, non lo conosco bene com'è. Penso che sia una persona piena di spirito di iniziativa. Io penso che è un po' come un grande campione, che se lo sai usare fa bene per tutta la squadra. Se invece va da solo non riesce a dare il massimo e fa male a tutti. Ecco perché, diciamo, il rapporto con Padre Luigi va gestito bene. Credo che quello che ha fatto l'altro giorno sia una provocazione, sia per avere un riscontro dal punto di vista cittadino, sia per avere un riscontro dal punto di vista, diciamo, ecclesiastico. Il sindaco non ha commentato, per cui io mi accodo a quello che ha fatto il sindaco e non commento politicamente la sua scelta, però non mi tiro indietro a un confronto qualora lui volesse. E lo voterebbe? No, perché non lo conosco bene, però penso che abbia delle qualità. Mi coglie un po' impreparato, non saprei, non ho idee, però starei a vedere. Ha un buon seguito Fra Gigino, quindi può fare bene. Ho detto, è meglio che stai in chiesa che al comune. Magari, veramente a Cava ci sarebbe un ottimo sindaco. Quello lì che veramente fa qualche cosa per la città. Io devo dire la verità. Lo chiamo il bravo amministratore per la Chiesa. Noi abbiamo fatto un santuario con i soldi nostri, con i soldi dei cavesi, con le persone che vengono da fuori. Però se non ci fosse stato un bravo amministratore, noi a Cava non abbiamo fatto niente. Oh no, mi sbaglio? Penso che lui veste un abito che rappresenta un valore fondamentale, che è quello di essere vicino ai più deboli, agli ultimi degli ultimi. Penso che dovrebbe continuare a fare il pastore di anime. Potrebbe far riflettere molto, che poi non sarebbe una cattiva idea, perché mi sembra che ha detto una cosa bellissima: il primo cittadino è a servizio della città, quindi il tempo si valuterà.